Allora, Nicola, la mia prima domanda, che cos'è Y-Fighters? Allora, WiFighters nasce come programma di certificazione di YNext, no? Poi in realtà è diventato qualcosa di molto di più. Diciamo, avevamo un po' questa voglia di dedicare un qualcosa di un'iniziativa un po' particolare ai nostri installatori, dopo tutto è la nostra ossatura. E poi è combaciato con l'ingresso della nostra azienda in una distribuzione anomala per il Wi-Fi, che è la distribuzione del mercato elettrico ed elettronico, che non è il nostro mercato naturale, ma su cui abbiamo voluto scommettere. E questo ci ha aperto un mondo affascinante da un certo punto di vista, e cioè quello di quelli che poi abbiamo chiamato, mutuando peraltro il titolo di un libro di cui non mi ricordo neanche più l'autore, ma che si chiamava Artigiani Digitali, no? Dove appunto stiamo incontrando ogni giorno questi artigiani che conosciamo come elettricisti, come installatori delle parabole, no? Nelle università, nei politecnici, li si chiamava tiracavi e spelafili, no? Cioè, e non sempre in modo positivo come indicazione. In realtà queste figure, queste persone, questi professionisti si stanno evolvendo da quello che era effettivamente il loro lavoro, no? Cioè, quindi mediamente tirare cavi, mettere prese elettriche, queste cose qua, si stanno evolvendo verso invece l'uso delle tecnologie digitali, no? E questo è, secondo me, è uno dei risultati anche della crisi, se vogliamo, no? Perché? Perché fino a quando non c'era la crisi, ognuno faceva il suo mestiere, non aveva bisogno di imparare cose nuove, no? Non ne sentiva il bisogno. Adesso invece, ovviamente, c'è questa esigenza, no? Fatta un po' dalla crisi che sta facendo sì che le persone si guardino intorno e capiscano che devono evolvere un po' la loro professionalità, un po' dal fatto che in realtà appunto i grandi vendor, quindi dalla domotica, ma vediamo solo il mondo del satellite, no? Del broadcast satellitare, come sta cambiando, no? Quindi sempre più basato su internet, no? Sempre più banda larga, e quindi di conseguenza queste persone si stanno rendendo conto, specialmente le nuove generazioni, che devono imparare il TCP/IP, che devono volenti o nolenti imparare internet, come funziona, imparare i nuovi canali di comunicazione. E quindi qualcuno un po' a malavoglia, qualcuno invece, molti, molti invece con entusiasmo, stanno approcciando a queste tecnologie. Quindi sempre meno appunto tiracavi, diciamo, sempre più invece tecnici specializzati, no? Quindi come funziona effettivamente? E soprattutto qual è il ruolo di Ynext, in questo programma? Allora, praticamente Wi-Fighters, allora, vabbè, vede la sua finestra sul web attraverso il portale wifighters.eu. Ma Wi-Fighters è un programma che, va bene, certifica sui prodotti Ynext, quindi è un programma di formazione prima sulle tecnologie Wi-Fi, poi sui prodotti Ynext, ma soprattutto è un modo per aggregare le conoscenze di queste persone. Per YNext è un modo, il ruolo di YNext è quello di supportarli, di seguirli, no? Quindi a parte la certificazione, che vabbè, ma poi è seguirli quasi tutti i giorni, fondamentalmente. E visto che saranno sempre di più, non possiamo certo pensare di seguirli al telefono, cose del genere. Quindi gli stiamo mettendo a disposizione degli strumenti di web, chiamiamoli 2.0, quindi social networking privati piuttosto che chat di one to one, no? Con cui possono comunicare continuamente e con noi e fra di loro, perché questo è il bello, no? Questo è anche l'aspetto un po' affascinante, cioè il fatto che sono dei micro imprenditori che fanno impresa fra di loro, fanno sistema, no? Cioè, questo è il nostro obiettivo, cercare di fare in modo che facciano sistema fra di loro, no? E quindi non solo usando, vabbè, il portale Wi-Fighters, che gli dà visibilità, ci saranno sempre i loro progetti che hanno fatto per far vedere
al mercato che cosa sanno fare effettivamente, no? Perché poi c'è anche da considerare che è tanto bello parlare di wifi, no? Cioè, sappiamo benissimo, leggiamo ogni giorno i filosofi della rete e cose del genere. Poi però ci deve essere qualcuno che sale sui tralicci, ci deve essere qualcuno che punta le antenne, ci deve essere qualcuno che litiga con gli alberi, no? Cioè, c'è tutta una serie di problematiche dietro. E quindi secondo noi era importante far vedere, mettere in contatto queste persone che ogni giorno fanno questo mestiere con il mercato, ma soprattutto, ti ripeto, metterle in contatto fra di loro e fargli fare sistema, no? Per esempio, avranno anche a disposizione un social network, un corporate network privato basato su Yammer, che fra l'altro ultimamente è diventato un po' più famoso di prima perché è stato acquisito da Microsoft nel frattempo. E quindi, grazie a questo social corporate, potranno dialogare fra di loro, chiedersi dei consigli, ma soprattutto chiederli a noi, no? Allora, il bello è. Questi strumenti ti danno la possibilità di condividere le domande, questa è la base, no? Cioè, se un installatore mi chiede: ma io come faccio a fare quella rete in quell'albergo? Io rispondo a lui, poi devo rispondere a tutti gli altri. In questo modo, invece, io rispondo ad un installatore e automaticamente tutti gli altri vengono a conoscenza di questa cosa. Quindi, da Udine fino a Canicattì, tutti possono in un solo colpo venire a conoscenza di nuove tecniche, di nuove opportunità, ecco, diciamo. Quindi c'è, al di là del progetto di formazione e di sostegno di queste persone, c'è anche un obiettivo infrastrutturale quasi, mi verrebbe da dire, da raggiungere? Intendi. In termini di progetti effettuati, ad esempio. Ma sì, guarda, perché poi alla fine, se vuoi, allora il digital divide, se così, quello che tutti quanti chiamiamo digital divide, alla fine si combatte, sì, va bene, con i grandi budget, con i grandi lavori infrastrutturali, va tutto bene. Ma alla fine si combatte anche con i piccoli progetti in giro per l'Italia, no? E fra l'altro io adesso mi diverto un po' cioè, a fare questo paragone da quando conosco queste persone, che è veramente una bellissima esperienza. Dico sempre questo, cioè, quando i nostri nonni, i nostri genitori, negli anni 70, mettevano la televisione, c'era l'antennista che veniva. Metteva l'antenna e poi mia mamma gli chiedeva: mi sintonizzi i canali per favore, no? E lui lo faceva lui per i suoi clienti, no? E questa era una sorta di educazione in qualche modo, no? Di training su come si sintonizzavano i canali. Non darei per così. Cioè io considererei il fatto che queste persone che stanno nelle case della gente, perché entrano nelle case della gente per mettergli la presa elettrica, per mettergli il satellite, che queste persone possono anche giocare un ruolo nel loro piccolo di educazione, no? Nei confronti dei loro clienti. E quindi oggi li sintonizzano Sky, domani potrebbero configurargli la rete in casa. Per ricevere appunto Sky via internet piuttosto che la banda larga, piuttosto che mettersi in collegamento con i genitori dall'altra parte del mondo, cioè non lo so, o educarli su alcuni strumenti. Quindi secondo me sono una risorsa. Quindi sì, indubbiamente il nostro è questo, è uno degli obiettivi di Wayfighters, è quello più del discorso architetturale, infrastrutturale. Proprio creare sistema, a me piace identificarlo in questo modo, cioè creare sistema fra gli installatori, fra questi installatori che sono piccoli installatori, non parliamo di grandi sistemi integrator con cui si bisogna ragionare completamente in tutt'altro modo. Parliamo di veramente piccoli installatori, piccoli artigiani che adesso diventano digitali. E questa vuole essere un'occasione per far appunto creare sistema, e Waynext in qualche modo si pone come tutor, se vuoi, di questo. Ecco, siamo entrati probabilmente per primi in questo mercato e abbiamo l'onore di essere uno fra i primi, ma abbiamo anche l'onere, dal mio punto di vista piacevole, anche se presuppone grossi investimenti, ma di fare un alfabetizzazione, di fare educazione. In questo senso mi piace pensare che contribuiamo all'evoluzione digitale anche di queste categorie, ecco.
Senti, ma si potrebbe dire quindi che questo progetto può essere un acceleratore per colmare quel gap relativo alla banda larga in Italia? Diciamo che ci poniamo l'obiettivo di contribuire, questo sì, certo, non, ripeto, noi non abbiamo pretese di cambiare le carte in tavola, ci mancherebbe altro. Però abbiamo così, sicuramente ci stiamo, uno degli obiettivi principali è quello sicuramente di contribuire in modo importante, veramente partendo dal basso, perché poi si parla tanto di partire dal basso, si parla tanto di cultura dal basso, e questo è veramente partire dal basso, che non va inteso in modo spregevole come magari qualcuno può immaginare, anzi, ma è proprio veramente, cioè, credimi, queste persone, questi professionisti, sono protagonisti di progetti enormi che nessuno conosce, cioè voglio dire, no? Quindi quando uno cioè, fa un grattacielo, quando uno fa quello che diventa famoso, che ha la visibilità, è l'architetto, l'impresa edile, no? Poi ci sono queste persone che lavorano in backstage e fanno dei lavori incredibili, no? Quindi sì, mi piace anche in questo caso pensare che possa diventare in qualche modo un'opportunità, ecco, diciamo, se non un acceleratore, un'opportunità per aumentare la propria professionalità, quindi per questi professionisti, ecco, una finestra per guardare le nuove tecnologie. Guarda, quando facciamo i meeting non ci sono mai meno di 30, 40 installatori che stanno lì, ascoltano, no? E oggi come oggi per queste persone, come per tante altre, investire mezza giornata a fare degli incontri è una scelta importante perché loro lavorano, vivono col loro lavoro e quindi con le loro giornate. Quindi questo vuol dire investire, cioè vuol dire investire il proprio tempo, non vuol dire andare a fare due chiacchiere, vuol dire investire il proprio tempo per capire di crescere, ecco, questo sicuramente. Ok, quindi per partecipare, per prendere parte, che cosa bisogna fare? Ma guarda, semplicemente si può andare sul sito di Wayfighter, fra l'altro così si vede, wayfighters.eu, si vede anche un po' che cosa significa, no? Quindi adesso c'è una prima intervista a un installatore che beh, peraltro è una persona per noi, è un installatore molto affezionato, quindi c'è anche questa rubrica che mi sembrava carina, cioè 4 minuti con un wayfighter, no? Quindi un'intervista con un wayfighter che si racconta e che racconta anche degli aneddoti, no? Del wifi, no? Proprio perché è roba un po' da tecnici probabilmente, però comunque gli aneddoti del wifi ce ne sarebbero, guarda, a tonnellate di aneddoti di ogni giorno da raccontare. Che ne so, cioè le reti che d'inverno. Cavolo, va come una scheggia, fantastica. Arriva la primavera e non funziona più, no? Perché la primavera gli alberi fanno le foglie, quindi il wifi non supera le foglie. E allora, se lo sai, va bene, se non lo sai, magari impazzisci per settimane, no? E ci puoi fare poco contro questo tipo di problema. Questo per dire, no, ci sono due serie di aneddoti, ci piaceva fargli raccontare. Quindi ci piaceva l'idea di dare una finestra per raccontare la propria professionalità e il proprio lavoro. E poi su Wayfighters c'è un modulo per chiedere di far parte dei Wayfighters. Vogliamo creare spirito di partecipazione forte nei Wayfighters, quindi vogliamo anche selezionare, cioè ci piace pensare che sia un investimento nostro, ma deve essere anche un investimento di tempo da parte dell'installatore. Non vogliamo che sia visto come un modo per avere una pagina su un sito internet, assolutamente. Quindi diciamo che la selezione, comunque pensiamo di fare una selezione abbastanza importante, proprio perché vogliamo che le persone sentano, vogliano far parte di Wayfighters. Abbiamo anche un programma di branding Wayfighter, ci sembra un nome anche abbastanza carino, quindi vogliamo che ci sia partecipazione. Comunque, diciamo, è sufficiente andare
andare a chiedere l'iscrizione attraverso il sito e poi partecipare agli incontri di certificazione che si tengono presso magari i distributori, poi dipende molto dal programma che c'è in quel momento, dalle zone. Ecco, comunque è un programma che comunque riguarda tutta l'intera nazione, ecco, assolutamente. Ci sono dei costi per partecipare? Ci sono dei costi, ma che sono legati al fatto di avere di acquisire il prodotto. Cioè, nel senso, personalmente, questo è abbastanza una diatriba che è sempre abbastanza viva, no? Cioè, il fatto, non ho mai creduto nel far pagare le certificazioni, non ci è mai interessato. Però poi dall'altra parte, proprio perché è un investimento forte da parte nostra, da parte dei distributori, da parte di tutti, personalmente, poi ovviamente ognuno ha il suo pensiero, personalmente penso che sia inutile far parte di un gruppo di lavoro se poi non si è messo mai le mani sui prodotti che quel gruppo di lavoro tratta, no? Quindi quello che noi vogliamo è che le persone si portino a casa un kit di prodotti piccolo a piacere, ma contro cui sbattere la faccia, come dico io, nei giorni successivi e su cui poi farci le domande, farci le critiche, che ci sono sempre molto utili. Noi, quando troviamo dei bachi, nella maggior parte dei casi li troviamo perché i nostri installatori ce li segnalano, no? Perché sono loro poi il braccio armato per quello che ci riguarda. Quindi è un modo per quello che voglio io è i giorni dopo le certificazioni essere chiamati da queste persone o ricevere la loro mail dove ci chiedono maggiori informazioni. Se nei giorni dopo un installatore non ci scrive, non ci chiama, vuol dire che probabilmente non ha poi seguito con passione questa cosa. Quindi c'è un costo relativo al fatto che vogliamo che le persone si portino a casa un kit su cui veramente sbatterci la faccia. Ripeto, proprio perché per noi è veramente fondamentale investire nella formazione anche per poi non perdere troppo tempo nel dare poi assistenza post vendita, no? Certo. Cioè, quindi più investiamo nel formare le persone, più queste avranno un uso responsabile del wifi e meno poi avranno problemi loro e anche di conseguenza anche noi nel post vendita, proprio perché non consideriamo i nostri, diciamo, questi installatori e l'assistenza che gli diamo come il mero sostituisco il prodotto che non ti funziona. Cerchiamo sempre di seguirli in tutto quello che fanno perché vogliamo che sempre facciano delle reti assolutamente funzionanti e perfette, voglio dire. Sembra banale da dire, ma in realtà ci teniamo in modo molto particolare. Perfetto, Nicola, io ti ringrazio veramente tantissimo per No, essere stato qui con noi stasera. grazie a te.